Ciao a tutti! Per la prova prodotto di questo sabato ho preso un prodotto da supermercato e precisamente la torta margherita della Conad. Questo è uno di quei preparati che trovate nel banco frigo e che vanno versati e infornati direttamente, quindi diciamo uno di quei prodotti pronto all'uso. Allora, questo qui come indicazioni dice che è un preparato per una torta per 6-8 persone. C'è anche scritto senza coloranti né conservanti, però andiamo come sempre a leggere un pochino gli ingredienti. Allora, all'interno contiene zucchero, uova, farina di frumento, olio di semi di girasole, burro, latte, limone, agenti lievitanti che corrispondono a pirofosfato, acido di sodio, bicarbonato di sodio, sale. Può contenere tracce di frutta a guscio. Allora, diciamo che gli ingredienti sembrano non male perché l'olio è specificato, effettivamente non sembra ci siano conservati all'interno, quindi questo sicuramente è un punto a loro favore. Allora, vediamo un pochino per quello che riguarda la preparazione, se dà un'indicazione della teglia, sì. Allora, va riscaldato il forno a 170 gradi, messo all'interno di una teglia di circa 20 cm di diametro, versato l'impasto e poi infornato per circa 40 minuti. Si consiglia di personalizzare il tempo di cottura e le temperature in base alle caratteristiche del vostro forno, ovviamente. Poi, dopo la cottura, aggiungere all'impasto fettine di frutta prima della cottura, se si vuole, oppure dopo la cottura, farcire la torta con crema o marmellata. Noi ovviamente la andremo a provare semplice per vedere effettivamente il sapore. Adesso vado a cuocerla e poi ci vediamo appunto dopo questi 40 minuti per vedere un pochino come è venuta. Però intanto la voglio aprire con voi e vedere un po' se si sente qualche odore in particolare. Allora, l'aspetto è molto cremoso, non so se lo riuscite a vedere, è un po' giallino e ha un odore abbastanza intenso di uova, ma non si sente particolarmente né limone né altro ingrediente. Adesso andiamo a provarla. Ed ecco qui la torta. Questa è la dimensione, diciamo che per 8 persone mi sembra un po' piccolina, ma credo che per 6 possa bastare. Allora, la tiro fuori dalla teglia. Innanzitutto, non so se avete visto, è un po' rugosa sulla superficie, non sono andata a mettere dello zucchero in maniera tale da farvi vedere bene com'è. Questo perché all'inizio si era gonfiata, poi si è sgonfiata parecchio. Questo probabilmente perché forse necessitava di un po' di cottura in più rispetto a quella indicata. Vado a tagliare la fetta. Io però diciamo mi ero regolata sulla doratura esterna, dalla parte esterna mi sembrava cotta. Ed ecco qui la torta. Allora, la parte interna non è lievitata appunto tantissimo. Secondo me c'era bisogno di almeno un altri 5 minuti di cottura. Vado ad assaggiarla. Vi dico che per il momento l'odore predominante è quello dell'uovo. Non sento né odore di limone né altro. Vado a provarla. Allora, anche come sapore, non ha un sapore particolarmente intenso degli aromi tipici che ci sono all'interno delle torte. Quindi, sinceramente, non la preferisco così al naturale. Potrebbe essere una base per una torta da farcire, ma da mangiare così non la preferisco. Soprattutto perché anche nel sapore si sente abbastanza forte il sapore dell'uovo. Quindi andiamo a dare un pochino di voti. Allora, per quello che riguarda il prezzo, ho pagato questa confezione da 550 grammi 3,69 euro, che sinceramente, essendo un prodotto a marchio appunto di supermercato, avrei voluto costasse un pochino di meno, perché non so se vi ricordate, ho fatto la recensione anche della torta Buitoni che trovate cliccando qui. Quella l'avevo trovata in offerta a 3,50 euro. Generalmente costa di più, ma spesso si trova in offerta, quindi per un prodotto da supermercato avrei voluto che costasse di meno. Del prezzo non sono molto contenta, quindi
diciamo non classificato, soprattutto perché fare questi prodotti in casa costa veramente veramente poco. Per quello che riguarda l'aspetto, ha l'aspetto di una classica torta margherita, quindi per quello darei una sufficienza. Per quello che riguarda il sapore, come ho detto, non trovo un sapore particolarmente entusiasmante, anche per quello darei una sufficienza. E per quello che riguarda il tempo di preparazione, sono un po' prevenuta, lo sapete, perché io generalmente per queste torte trovo che mettere dentro gli ingredienti sia veramente semplicissimo, prenderli, metterli in un frullatore e preparare il tutto. Tra l'altro vi ricordo il video della mia torta margherita che trovate cliccando qui. È veramente molto molto veloce da fare, quindi non trovo che questo tipo di preparati ci facciano risparmiare del tempo. Però mi rendo conto che non tutti hanno voglia di stare lì a pesare gli ingredienti, quindi in quel caso vi può essere utile. Anche lì darei una sufficienza. Quindi il mio voto generale per questo prodotto è un sufficiente. Non sono molto contenta di questo prodotto, ma soprattutto per il sapore. Se lo avessero aromatizzato un pochino in più, sarebbe stato un buon prodotto. Voi volendo potreste eventualmente aggiungere della buccia grattata di limone oppure appunto una fialetta di essenza di limone. Insomma, correggerla un po'. Spero che questa recensione vi sia utile. Un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima video recensione sabato o ricetta il martedì. Ciao ciao!